Buongiorno, Buongiorno. benvenuti a tutti quanti, come sempre siete numerosi e noi siamo felicissime. Tra l'altro, poco prima di iniziare con Barbara stavamo giusto facendo il riepilogo di tutti i webinar Globo che abbiamo fatto durante l'ultimo anno, che è appunto il periodo di tempo da cui abbiamo deciso di attivare questo nuovo canale informativo e formativo nei vostri confronti. E appunto stavamo un po' discutendo sul successo che ha avuto questa iniziativa e non possiamo che essere tutti quanti enormemente contenti. Vi ringraziamo dunque anche per la partecipazione di oggi, vi diamo il benvenuto anche oggi, venerdì 31 maggio, e sapete bene che l'argomento di oggi è appunto la gestione delle unità produttive in solo uno. Qui con me vedete che c'è già Barbara, pronta per voi. Visto che manca ancora qualcuno all'appello, io direi che utilizziamo, come chi ormai ci segue da sempre, da un anno a questa parte, utilizziamo i primi 5-10 minuti per fare una panoramica dello strumento che stiamo utilizzando appunto per fare il webinar. Per il momento scomparirò e vedrete quanto vi mostrerò a breve. Allora, come ci siamo detti, l'argomento di oggi è la gestione delle unità produttive all'interno del nostro software Solo Uno, software che tutti voi dovreste appunto già possedere. Chi non lo avesse e eventualmente volesse chiederne un preventivo, non c'è alcun problema, ricordatevi che sono sempre aperti tutti i nostri canali informativi che adesso andremo a scorrere insieme. Andiamo appunto a vedere come funziona il nostro strumento del webinar. Chi non ci ha mai seguito sa che eventualmente, se siete in trasferta o siete fuori ufficio, potete tranquillamente seguirci anche da smartphone o da tablet. Come vedete, lo strumento che abbiamo scelto per fare il webinar è responsive, è perfettamente responsive. Quindi, su qualunque strumento voi decidiate di seguirci, sappiate che se avete una buona connessione a internet, ci potrete seguire anche dalla metro o se siete seduti sul pullman per andare da qualche parte. Accanto a voi, dovreste, nella parte destra del vostro schermo, dovrebbe esservi comparsa una barra degli strumenti, simile a quella che vedete qui adesso proiettata. Se non la vedete per esteso, dovete cliccare su quella freccina bianca su sfondo arancione che vi permetterà appunto di estendere completamente la barra degli strumenti. Perché è importante? Perché vi sto evidenziando questa barra degli strumenti? Perché è il mezzo di comunicazione che rimarrà attivo durante tutta la durata del nostro webinar. Vedete che la barra degli strumenti è suddivisa in tre sezioni particolari. La prima è quella dell'audio, che è quella che vi serve per capire se ci state ascoltando forte e chiaro. E eventualmente vi segnala eventuali appunto imprevisti tecnici per quanto riguarda il microfono. La seconda sezione invece è quella che si chiama domande. Questa è forse la sezione più importante perché attraverso questa parte della barra degli strumenti voi potete segnalarci qualunque cosa in qualunque momento del webinar, porci le vostre domande sia a livello di problema tecnico di utilizzo dello strumento, ma soprattutto domande relative, appunto chiarimenti di dubbi relativi all'argomento che andremo a trattare nel webinar di oggi. Se si tratta di domande, vi avviso già che se si tratta di domande tecniche, vi rispondiamo all'istante, mentre se sono domande di approfondimento relative all'argomento di oggi, le tratteremo tutte quante al termine del nostro webinar, quindi quando Barbara avrà finito la sua relazione. Questo per non generare pause e farvi arrivare tutti i concetti in modo chiaro, preciso e completo. Eventualmente, se scarseggerà il tempo a nostra disposizione per trattare le domande, non ci sarà problema, vi risponderemo via newsletter come abbiamo fatto già altre volte. Chiudo dicendovi che all'interno della barra degli strumenti dovreste trovare anche una sezione che si chiama documenti. Se non la vedete è perché ancora non è, appunto, non è stato caricato alcun documento. A cosa serve questa sezione? Serve se eventualmente durante il corso del webinar io e Barbara dovessimo decidere di caricare dei documenti che possono essere doc, PDF, qualunque cosa che vi possono servire come approfondimento al tema trattato. Appunto, se non visualizzate ancora questa sezione, perché non abbiamo effettivamente ancora caricato alcun documento. Se lo dovessimo fare, vi comparirà anche questa sezione.
Cosa succede durante il webinar? Per chi non ci ha mai seguito, come vi ho detto, potete tranquillamente comunicare con noi in qualunque momento. Quindi sfruttate la sezione delle domande e ponete tutti i vostri dubbi, così che al termine del webinar chiariremo ogni problema ogni dubbio che vi sorge durante la spiegazione. Potete appunto consultare i documenti se io e Barbara dovessimo decidere di caricarli all'interno della sezione documenti che vi ho presentato prima. Vi potrebbe capitare anche di rispondere ad alcuni questionari e vi invitiamo caldamente a farlo per aiutarci a migliorare anche durante i prossimi webinar che organizzeremo. Se dovesse capitare, all'interno dello schermo che visualizzerete vi comparirà appunto uno sfondo blu con la domanda posta e alcune possibilità di risposta. Quindi, se dovesse capitare, vi chiediamo gentilmente di rispondere perché ci aiutate in questo modo a migliorare sempre di più il nostro servizio. Infine, appunto, continuate a darci suggerimenti sempre tramite la sezione delle domande che trovate nella barra degli strumenti, oppure utilizzando tutti i nostri canali informativi, quelli possono essere la nostra mail che è info@globogis.it, che controlliamo costantemente. Come vi ho detto, il tema di oggi è appunto la gestione delle unità produttive all'interno di solo uno. In particolare, che cosa andremo a trattare? Barbara, vi spiegherà, innanzitutto in che cosa consistono gli oggetti di tipo unità produttive. Dopodiché vi presenteremo come funziona lo strumento Aggiorna unità produttive. Infine vi presenteremo la mappa delle unità produttive e in una seconda parte di questo webinar parleremo anche dell'esportazione, della ricerca delle unità produttive e della personalizzazione di eventuali informazioni. Ovviamente, vi chiediamo chiaramente di rimanere collegati fino alla fine del nostro webinar, ma se non dovesse, così non dovesse accadere oppure qualcuno di voi ha avuto un imprevisto e non è potuto partecipare, sappiate comunque che tutto il webinar verrà registrato completamente. Registrazione che poi caricheremo all'interno del nostro canale YouTube che si chiama Globo Channel. Per chi non lo conoscesse, comunque, riceverete poi una comunicazione, una mail alla fine del webinar che appunto vi manderà tutte le informazioni per poter accedere al nostro canale YouTube. Chiaramente la visione della registrazione del webinar è completamente gratuita, così come tutti i video che sono caricati sul nostro canale YouTube. Per rimanere aggiornati, ovviamente, il canale più aggiornato in assoluto è il nostro sito www.globogis.it. Sapete che in home page aggiorniamo continuamente le informazioni e lì pubblichiamo anche eventuali nuovi appuntamenti digitali che dovessimo organizzare da qui in avanti, altri webinar oppure altri seminari. Vi segnalo appunto che nei mesi di giugno e luglio ce ne sono diversi in programma in tutta la Lombardia. Quindi, se ci volete venire a conoscere o volete venire a scoprire quali sono i nostri prodotti, vi invitiamo caldamente a partecipare a uno dei nostri eventi che organizziamo. Ovviamente sul nostro sito trovate qualunque tipo di informazione. Sempre sul nostro sito www.globogis.it potete anche iscrivervi alla newsletter, un canale molto importante perché è attraverso la newsletter che noi vi comunichiamo eventuali nuovi appuntamenti digitali o eventuali nuovi eventi o eventuali aggiornamenti di tutti i nostri prodotti. Quindi, a maggior ragione voi che state partecipando al webinar di oggi, lo strumento principale, oltre al sito per rimanere aggiornati, è sicuramente la newsletter. Infine, come vi ho già annunciato, non esitate eventualmente a scriverci eventuali dubbi. La nostra casella di posta è quella che vedete qui, info@globogis.it. A questo punto, direi che è tempo di iniziare ufficialmente. Abbiamo fatto passare i primi 5-10 minuti accademici, anche gli altri iscritti vedo che si sono collegati, sono connessi con noi. A questo punto, io passerò la parola a Barbara che vi accompagnerà appunto in tutta la durata del webinar e vi spiegherà appunto come funziona la gestione delle unità produttive. Vi
Vi segnalo che suddivideremo in due parti la presentazione della gestione delle unità produttive di questa mattina. In mezzo faremo una brevissima pausa, appunto per ricordarvi alcuni concetti fondamentali, mentre alla fine di tutta la spiegazione di Barbara, sapete, come vi ho già anticipato, che c'è lo spazio delle domande che voi nel frattempo ci farete tramite la vostra barra degli strumenti. Io mi taccio ufficialmente e passo la parola a Barbara. Partiamo da dire che cosa sono le unità produttive. Quindi le unità produttive sono la rappresentazione in solo uno delle unità locali relative alle attività produttive. Per unità locale si intende un luogo nel quale un'impresa esercita stabilmente una o più attività. E come impresa intendiamo qualunque tipologia di impresa, quindi imprese agricole, imprese artigiane o industriali come bar, parrucchieri, ristoranti, quindi imprese in senso generale. Se un'attività produttiva ha più unità locali, allora avrà più unità produttive in solo uno. Pensiamo ad esempio il McDonald's, che può avere più negozi, quindi più sedi dislocate all'interno del nostro paese. In questo caso esisterà un unico soggetto giuridico a cui saranno associate più unità produttive. Non è obbligatorio gestire all'interno del solo uno le unità produttive, ma la loro gestione dà una serie di vantaggi non indifferenti. In primis, abbiamo già visto, come ci ha ricordato Mattia nel webinar scorso, che l'esportazione dell'anagrafe tributaria del commercio si basa sull'esistenza e sulla gestione delle unità produttive. Quindi non è possibile effettuare l'esportazione anagrafe tributaria del commercio se non si effettua un'accurata gestione delle unità produttive. Inoltre, le unità produttive mi danno una conoscenza accurata e un controllo maggiore delle attività produttive presenti sul mio territorio. Ad esempio, posso rispondere a domande del tipo: quanti esercizi di vicinato ho attivi in questo momento all'interno del mio territorio? Piuttosto che quanti metri quadrati di pubblici esercizi ho sul mio territorio attivi in questo momento? Queste domande, si può avere risposta a queste domande o effettuando un'accurata gestione delle unità produttive. In solo uno, le unità produttive sono rappresentate attraverso gli oggetti di tipo unità produttiva. E adesso andiamo a vederli. Eccoci qua. Cominciamo a vedere la differenza tra le istanze e gli oggetti. Normalmente all'interno del solo uno lavoriamo nelle istanze. Le istanze sono le segnalazioni, comunicazioni, piuttosto le richieste di autorizzazioni che hanno una durata relativamente breve, ossia arriva la mia richiesta, la gestisco all'interno del mio workflow seguendo un particolare iter e hanno un risultato, un esito, che può anche essere un silenzio assenso. E hanno appunto una durata che va dai 30-60 giorni, quindi una durata relativamente breve. Gli oggetti invece rappresentano uno stato di fatto, in particolar modo rappresentano l'abilitazione di un soggetto giuridico ad effettuare, o una ditta individuale, a svolgere una determinata attività in un determinato luogo. Per questo, ad esempio, non hanno un workflow e restano aperti, possono stare aperti per un lungo periodo, quindi magari anche per anni, per tutta la durata dell'attività. È da molto tempo che in solo uno esistono e sono gestite le unità produttive. Fino a qualche tempo fa, fino a qualche mese fa, la gestione delle unità produttive era però una gestione manuale, quindi veniva richiesto di andare a generare l'oggetto dell'unità produttiva manualmente, direttamente dal solo uno, come oggetto correlato all'istanza di partenza. Oggi invece, negli ultimi mesi, abbiamo sviluppato, quindi anche distribuito, uno strumento che consente, che dà supporto appunto nella gestione e nella creazione delle unità produttive. Il carrellino che mi avevate segnalato in qualche webinar scorso e che conosceremo proprio bene, meglio, in questo webinar. Partiamo a questo punto dalle nostre istanze. Prendiamo una qualunque istanza, ad esempio di avvio attività. Nella nostra istanza di avvio attività noi ne faremo la nostra solita gestione, quindi guidati dal nostro workflow andremo a svolgere tutto il nostro iter istruttorio fino ad arrivare al passo finale, che in questo caso, in caso di esito positivo, appunto è la mia chiusura istanza. E in questo caso, nelle mie istruzioni del workflow, mi troverò tra le diverse indicazioni quella di aggiornare le unità produttive utilizzando la funzionalità Aggiorna unità produttiva dello strumento commercio.
Lo strumento commercio è a disposizione, si trova a disposizione ed è caricato in tutti quei procedimenti, praticamente quasi tutti i procedimenti relativi allo sportello unico attività produttive, al SUAP. Io cliccando questo strumento, a questo punto vado ad aggiornare l'unità produttiva relativa a questa istanza. Come siamo abituati, il solo uno non svolge mai un'operazione diretta, ma mi pone una domanda. A questo punto vuoi che io crei l'unità produttiva relativa a questa istanza? Dico di sì. E il mio sistema, il mio solo uno, mi dice: guarda che a questo punto ho creato la mia unità produttiva. Andiamo a vederla. L'unità produttiva è un oggetto, abbiamo detto, e rimane automaticamente relazionata all'istanza dal quale l'abbiamo generata. Infatti, se io vado negli oggetti, in particolar modo negli altri oggetti, mi ritrovo la mia nuova unità produttiva. Apriamola e guardiamola insieme. Innanzitutto, questa unità produttiva è stato associato un nome che è costituito dalla ragione sociale del soggetto giuridico, dall'attività che viene svolta e da un luogo. Questo proprio per rinforzare l'idea che ci siamo detti all'inizio, ossia che le unità produttive sono l'abilitazione di un soggetto a svolgere una particolare attività in un posto. A questo punto il mio oggetto avrà chiaramente riportati all'interno dei soggetti le informazioni riguardanti appunto i soggetti relativi a questa particolare attività, ricopiati, che sono stati presi direttamente dai soggetti dell'istanza. Negli oggetti avrò la mia collocazione territoriale dell'istanza per quanto riguarda i dati catastali e i dati toponomastici. E nei parametri avrò le caratteristiche della mia istanza, le caratteristiche in particolare della mia unità produttiva. Automaticamente vengono valorizzati alcuni di questi parametri, ad esempio la classificazione dell'attività principale, come inoltre l'atto iniziale, il numero e la data che viene presa appunto dal numero e la data di protocollo associata all'istanza da cui abbiamo generato l'unità produttiva. Possono essere presenti numerosi altri parametri che possono essere valorizzati direttamente da voi nel momento in cui viene creata l'unità produttiva. Questi parametri, volendo, sono anche personalizzabili, quindi è possibile inserire ulteriori parametri se vi può essere di interesse e chiaramente andare a mantenerli. Più questi parametri sono specifici, più io potrò porre al sistema delle domande relative, chiaramente più li valorizzo e più li mantengo, più potrò porre al solo uno appunto domande riguardanti ad esempio in questo caso le superfici piuttosto che il settore merceologico, tabelle merceologiche o altre informazioni riguardanti alle particolari attività. Un altro elemento particolare per quanto riguarda le unità produttive è la cartografia. Ossia, per quanto riguarda appunto le istanze relative allo sportello unico attività produttive, non si consiglia la georeferenziazione, quindi la collocazione sul territorio dell'istanza, ma in realtà si consiglia di collocare sul territorio la mia unità produttiva. In questo modo, quando io andrò a consultare le informazioni anche a livello cartografico, informazioni a livello cartografico del mio solo uno, potrò andare ad accedere direttamente alla mia unità produttiva, quindi al mio oggetto unità produttiva, e visualizzare e consultare tutte le informazioni relative a quella determinata attività. Tra queste informazioni, passando alla prima scheda delle attività produttive, ci sono anche le istanze relazionate. Possiamo pensare all'unità produttiva, in questo senso, come al vecchio faldone cartaceo. Quando noi avevamo un faldone cartaceo, gestivamo ancora tutte le istanze delle unità produttive a livello cartaceo, andavamo probabilmente a creare un faldone con scritto sulla copertina Pizzeria da Mimmo, e in cui raccoglievamo tutte le istanze che riguardavano quella particolare attività produttiva, quindi l'apertura, eventuali variazioni e magari anche la cessazione. L'unità produttiva può essere vista proprio da quel punto di vista.
Infatti, qui nella porzione delle istanze collegate ci troveremo elencate man mano tutte le istanze che hanno in qualche modo interagito, quindi hanno variato, modificato, creato, cessato la mia unità produttiva. Abbiamo visto la creazione dell'unità produttiva, andiamo a vedere un'altra tipologia di istanza, ad esempio un'istanza di cessazione. Questa è la mia istanza di cessazione. Dopo aver eseguito il mio workflow, nel passo finale, in realtà non è obbligatorio effettuarlo soltanto unicamente nel passo finale, potrei farlo in un qualsiasi momento del workflow. Lo farò quando ritengo di voler andare a creare a tutti gli effetti la mia unità produttiva. Vado a selezionare il mio strumento e aggiorno l'unità produttiva. In questo caso non andrà a crearsi un nuovo oggetto di tipo unità produttive, ma andrà ad aggiornarsi un oggetto di unità produttiva esistente, l'attività unità produttiva che va appunto a rappresentare l'attività che in questo caso va a cessare. Il sistema a questo punto infatti mi mostra tutte le unità produttive attive che sono relazionate al soggetto giuridico che era presente all'interno della mia istanza di partenza. Io andrò a selezionare quella che si trova localizzata a livello di indirizzo, quindi quella che si trova localizzata nello stesso posto, nel posto di cui parla appunto l'istanza di partenza, la vado a selezionare e a questo punto il mio strumentino, il mio strumento del commercio, il mio carrellino, effettuerà la cessazione dell'unità produttiva. A tutti gli effetti cosa ha fatto? Per vederne l'effetto basta che passo sempre negli oggetti e relazionata alla mia istanza di partenza avrò sempre la mia unità produttiva. Che cosa sarà successo? Di per sé lo stato di quell'unità produttiva, quindi era già presente un'unità produttiva attiva e lo strumentino ha fatto passare lo stato dell'unità produttiva a cessato, perché a questo punto la mia istanza è cessata, e gli ha attribuito anche una data di fine. Inoltre ha relazionato l'istanza alla mia istanza all'unità produttiva in modo da poter arricchire la storia della mia unità produttiva. Cosa succede in caso di subentro? Prendiamo un esempio di un'istanza di subentro. Allora, come abbiamo detto all'inizio, un'unità produttiva è un'attività svolta da un particolare soggetto giuridico in un particolare luogo. Quindi, se cambia il soggetto giuridico, cambia l'unità produttiva. Quindi, nell'aggiornamento attraverso lo strumento dell'unità produttiva, nel caso di subentro, ci verrà comunque proposto perché il sistema andrà a ricercare tra le unità produttive presenti, un'unità produttiva che sarà associata al soggetto cedente e me la proporrà. Una volta che io lo vado a selezionare, dopo un messaggio di conferma, gestirà l'effettivo subingresso. Il subingresso cosa significa? Se io vado sempre negli oggetti relazionati alla mia istanza di partenza, mi troverò entrambe le unità produttive, sia l'unità produttiva di partenza, che era l'unità produttiva del soggetto cedente, che sarà passata dallo stato attivo allo stato cessato e a cui sarà stata attribuita una data di fine, sia una nuova attività produttiva associata al soggetto principale, che avrà una propria data di inizio e sarà associata a questo punto all'istanza di partenza, quindi all'istanza di subentro. Grazie mille Barbara per questa prima parte di webinar. Adesso sapete che ci aspetta una seconda parte in cui sempre Barbara ci spiegherà come si fanno a ricercare le unità produttive e come si esportano.
Io approfitto di questa piccolissima pausa per far prendere un attimo fiato Barbara, ma soprattutto per dire a voi che lo spazio delle domande è sempre aperto, quindi qualsiasi dubbio vi venga durante la spiegazione di Barbara durante il webinar, non fatevi problemi, scriveteci all'interno della sezione delle domande, così poi al termine di tutta la spiegazione noi vi daremo risposta. Chi ha già fatto qualche domanda tecnica durante il webinar sa di aver già ottenuto risposta. Mi sembra che tutto funzioni correttamente, anche l'audio si sente perfettamente. Vi ricordo che se qualcuno di voi o qualche vostro collega non è riuscito a partecipare al webinar di oggi, appunto stiamo registrando in diretta tutto il webinar. Quindi, se volete anche voi che avete partecipato rivederlo o chi non ha partecipato, appunto, sentire che cosa vi abbiamo raccontato, caricheremo tutta l'intera registrazione sul nostro canale YouTube che è gratuito e quindi potrete rivedere e risentire tutto quello che vi abbiamo raccontato quando preferite. Ovviamente il caricamento della registrazione, se non è fatto entro fine giornata, verrà comunque fatto nei prossimi giorni, quindi un pochino di pazienza e poi lo troverete tranquillamente sul nostro canale YouTube. A questo punto ripasso la parola a Barbara per la seconda parte del webinar e noi ci rivediamo alla fine per la parte delle domande. Eccoci qui, quindi attraverso la gestione delle nostre istanze abbiamo generato, comunque gestito, i nostri oggetti all'interno del solo uno. Quindi andando a gestire, a utilizzare il nostro cartellino, avremo una gestione accurata e quindi un'accurata catalogazione di tutte le unità produttive presenti sul nostro territorio. Chiaramente a questo punto io posso effettuare delle ricerche, delle esportazioni riguardanti le attività produttive attive in un determinato momento. Ad esempio, attraverso la nostra ricerca avanzata, potrò in qualunque momento andare a selezionare le unità produttive che hanno come classificazione di attività principale, ad esempio, ad esempio, acconciatori, barbieri, parrucchieri. Questa è la lista, ad esempio, degli acconciatori, barbieri, parrucchieri che sono presenti sul mio territorio. I risultati di queste ricerche io li posso tranquillamente andare ad esportare. Quindi sempre utilizzando le funzioni di esportazione che già conosciamo del nostro solo uno, che è ad esempio esporta elenco, ma in particolar modo estrazione dati istanze, che è molto più accurato e che mi consente di andare a selezionare in modo dettagliato quali sono i campi che voglio effettivamente andare ad esportare, posso andare a generare un'esportazione, in questo caso ho salvato l'esportazione, ogni volta che noi ho effettuato un'esportazione con estrazione dati istanze o dati oggetti potete salvarne il nome in modo da richiamarla quando volete, e in cui richiedo appunto l'esportazione di una serie di informazioni, tra i quali anche i miei parametri, quindi le mie superfici. Vado a confermare la mia esportazione. Ed ecco qua che abbiamo ottenuto la lista degli acconciatori barbieri che sono presenti, sono attivi in questo momento sul territorio, piuttosto che tutti quelli che ci sono stati effettivamente presenti sul mio territorio. È chiaro che nel momento in cui io vado a valorizzare i campi e i parametri presenti all'interno delle diverse attività, diventa molto semplice effettuare la somma di uno qualunque dei parametri, come ad esempio potrebbe essere la somma delle superfici, per sapere quali sono i metri quadrati di una particolare tipologia di attività, presente sul mio territorio. E in questo modo magari andare a completare le informazioni che ad esempio ci vengono richieste da Regione Lombardia. Le unità produttive, gli oggetti di tipo unità produttive sono anche alla base del solo uno della gestione dei mercati. Quindi estendendo il concetto di attività produttive, in realtà in solo uno è possibile gestire
anche le unità gli spuntisti, quindi la lista degli spuntisti presenti in un particolare mercato, come ad esempio la lista del commercio dei commerci su aree pubbliche in posteggio di mercato. Perché, come abbiamo detto in partenza, poiché le unità produttive non sono altro che l'abilitazione di svolgere una particolare attività in un posto, anche nel caso del commercio su area pubblica in posteggio, si tratta di unità produttive, non vanno altro che rappresentare l'abilitazione di un particolare soggetto di svolgere l'attività, in questo caso commercio su area pubblica in posteggio, in un particolare posto, in questo caso è un posteggio di mercato. E estendendo ancora di più il concetto di unità produttiva, lo possiamo utilizzare anche per la gestione degli itineranti. Alla fine un itinerante non è altro che un'abilitazione per svolgere un'attività ovunque, quindi in questo caso non viene specificato chiaramente il ruolo. Queste tipologie di unità produttive sono alla base, nel solo uno, della gestione della rilevazione della gestione dei mercati, quindi la rilevazione della presenza dei concessionari e degli spuntisti, la presenza degli spuntisti e dell'assenza dei concessionari, che può essere effettuata nel solo uno attraverso uno strumento apposito. E questo appunto è uno strumento dedicato che è anche dotato di un'app corrispondente che consente di effettuare la rilevazione delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti direttamente sul mercato tramite tablet. Ma questa è un'altra storia che al limite vedremo in un altro webinar. Bene, grazie mille Barbara. Ritorniamo visibili entrambe, così andiamo un po' a vedere quali sono i dubbi che sono arrivati. Allora, per il momento non ci sono domande relativamente all'argomento trattato. Nel frattempo che magari vi ricordo qualche indicazione tecnica riguardo il webinar, vi lascio anche appunto il tempo eventualmente di porci qualche domanda all'interno dell'apposita sezione che trovate nella vostra barra degli strumenti, come vi ho fatto vedere all'inizio. Come vedete, solo uno è assolutamente uno strumento potentissimo. Voi in primis, visto che lo utilizzate tutti i giorni, ve ne sarete accorti. Grazie a Barbara, ovviamente, per l'esposizione. Visto l'assenza delle domande, direi che è stata più che precisa, dettagliata e completa. Vi ricordo, come ho fatto prima, che l'intera registrazione del webinar sarà caricata gratuitamente sulla nostra pagina YouTube. Alla fine del webinar riceverete comunque una mail di ringraziamento per la vostra partecipazione con l'indicazione appunto di andare a visitare il nostro canale YouTube Globo Channel. Se volete rimanere sempre aggiornati con noi, con le nostre novità, i nostri appuntamenti digitali o eventuali aggiornamenti di solo uno, di tutti i nostri prodotti, compreso solo uno, il consiglio più forte che vi diamo è quello di iscrivervi alla nostra newsletter. La nostra newsletter è settimanale, almeno una volta, appunto, viene inviata almeno una volta alla settimana e contiene tutte le novità che vogliamo appunto trasmettervi. Novità che appunto possono riguardare sia aggiornamenti dei nostri prodotti, ma soprattutto appuntamenti digitali, come possono essere webinar, ma soprattutto eventi che facciamo un po' in tutta Italia. Ormai per chi ci segue da un po' di tempo sa benissimo come funziona. Al momento non abbiamo ancora previsto nessun nuovo webinar, questo non vuol dire che non lo faremo, anzi ci stiamo già studiando e se avete degli argomenti da proporci, ben venga, fatelo assolutamente. Appunto il prossimo webinar non è ancora stato stabilito, ma appunto se vi iscrivete alla nostra newsletter o comunque visitate costantemente il nostro sito www.globogis.it, allora troverete tutte le indicazioni necessarie per rimanere aggiornati. Per quanto riguarda l'iscrizione alla newsletter, ovviamente la potete sempre fare sul nostro sito www.globogis.it. Allora, nel frattempo che chiacchieravamo, sono arrivate un paio di domande che andiamo subito a trattare, visto che abbiamo tutto il tempo necessario. Innanzitutto, grazie mille per chi ci fa le domande e per il vostro interessamento. Allora, Eleonora ci chiede: buongiorno, nella mia versione di solo uno non vedo il carrello. Lascio a Barbara la risposta.
Grazie per questa domanda, Leonora. Effettivamente questo mi dà la possibilità di dire che per quelli che chiaramente non vedono il carrello, significa che stanno utilizzando una versione di procedimenti che non sono, non è l'ultima versione, quindi non sono procedimenti aggiornati, non c'è nessun problema. Basta che inseriate un ticket e i nostri colleghi dell'assistenza vi installeranno gratuitamente la nuova versione del procedimento nel quale è presente anche questo nuovo strumento. Ok, grazie mille Barbara per la risposta e a Eleonora per la domanda. Passiamo alla domanda di Maria Grazia. Maria Grazia invece ci chiede, negli oggetti non è possibile avere l'integrazione con il protocollo e quindi l'aggancio con tutto il fascicolo? Effettivamente hai ragione, negli oggetti in questo momento non è riportato l'estremo del protocollo e quindi la possibilità dell'aggancio col fascicolo. E quindi all'interno dei documenti, degli oggetti, non si vedono effettivamente le informazioni relative al fascicolo. Questo perché l'oggetto di per sé non ha un protocollo. Non ha un numero di protocollo associato all'oggetto, ma sono le diverse istanze che hanno dei numeri di protocollo e quindi è dalle istanze l'effettivo passaggio alla consultazione delle informazioni che sono contenute all'interno del software di protocollo. Ok, anche in questo caso grazie a Maria Grazia per la domanda. C'è Domenico che ci fa una domanda che secondo me potrebbe essere ancora collegata all'aggiornamento del Solo 1, perché Domenico ci segnala che nella nostra configurazione vede la colonna ID e oggetto, mentre nella sua vede altre colonne. Barbara, riesci a darci un chiarimento? Mi fai capire, Domenico, cosa intendi? Dove vedi la colonna ID oggetto invece nella mia versione? In quale punto? Cioè non capisco in quale punto tu vedi la colonna ID oggetto da noi e da te no. Cioè intendi? Nel momento vi passo la mia visualizzazione di schermo. Qui Dice nella schermata oggetti. nella lista degli oggetti. Allora, la schermata degli oggetti, quindi le informazioni relative alla schermata degli oggetti, questa schermata e la lista delle informazioni visualizzate sono completamente personalizzabili. Questo mi dà l'occasione di raccontarvi qualcosa anche sulla personalizzazione della visualizzazione delle informazioni. Ossia, il cruscotto, le informazioni che visualizzate, potete modificarle a vostro piacimento. Già le informazioni sono ordinabili semplicemente cliccando sulla particolare colonna, ma potete anche decidere di modificare la sequenza con la quale quelle colonne vengono visualizzate semplicemente trascinando le colonne. Quindi personalizzare la visualizzazione di queste informazioni andando a trascinare le colonne. Inoltre è possibile andare a decidere quali colonne visualizzare e quali colonne nascondere. Ad esempio, posso nascondere una colonna semplicemente cliccando sull'intestazione e facendo nascondi colonna, o andando a riprendere, selezionare una colonna che precedentemente ho nascosto tra quelle disponibili, facendo il mio seleziona colonne e trascinando la mia colonna all'interno della mia lista. In questo modo potete andare a personalizzare a vostro piacimento quali sono le informazioni che sono visualizzate, che sono rappresentate all'interno di questa lista, che tra parentesi sono anche le informazioni su cui si basa la ricerca. Quindi se per caso nel form di ricerca veloce, non trovate alcune colonne, probabilmente perché queste colonne non sono state attivate facendo appunto seleziona colonne. Questa lista ha anche altri livelli di personalizzazioni, sia quelli degli oggetti che quelle di istanze, che possono essere molto più accurate, tra cui ad esempio quella di colorare le diverse righe con colori differenti a seconda di una particolare caratteristica, a seconda ad esempio se lo stato è attivo o cessato, lo si fa attraverso questo, personalizza, cliccando sul pulsante destro in alto a qualsiasi punto di intestazione e utilizzando questa formattazione automatica che vi consente di andare ad inserire delle regole, delle particolari regole in cui ad esempio posso dire colorami di un certo colore tutte le righe che sono ad esempio attive piuttosto che tutte le righe che sono ad esempio cessate. Quindi quello che visualizzate in realtà in questa particolare schermata è completamente personalizzabile.
Grazie mille Barbara. Domenico, speriamo di essere state chiare e ovviamente di aver risposto in modo completo alla tua domanda. Come vedete, solo uno, sì, Domenico ci ringrazia, quindi immagino che abbiamo risposto correttamente in modo esauriente, esaustivo. Quello che vi dicevo, solo uno vedete che è uno strumento potente. Soprattutto per il vostro lavoro di back office, vedete che appunto è totalmente personalizzabile proprio per aiutarvi il più possibile a lavorare in modo più veloce, rapido ed efficiente possibile. Grazie ovviamente a tutti quanti per le domande perché permettete sia a me che a Barbara di magari andare a approfondire anche degli argomenti che noi diamo per scontato, sbagliando diamo per scontato, ma ovviamente per voi non sono sempre chiari e appunto così scontati. Allora, proseguiamo con le domande. È arrivata una domanda, anzi due, di Maria Luisa. Maria Luisa ci chiede: l'estrazione può essere utile per la comunicazione all'anagrafe tributaria? Assolutamente sì, esiste. Magari ci diamo un'occhiata insieme. La possibilità di estrapolare, di creare automaticamente l'estrazione relativa all'anagrafe tributaria. Eccoci qua, siamo tornati con tutte le nostre righe rosse. E per farlo c'è un'istanza in particolar modo che è l'istanza di estrazione anagrafe tributaria commercio, che ci consente di utilizzare uno strumentino per la generazione dell'estrazione dell'anagrafe tributaria, che si basa a tutti gli effetti sugli oggetti, quindi sulla gestione degli oggetti. Questo particolare strumento è stato spiegato in dettaglio nel webinar scorso, che quindi è disponibile certamente online, nel quale Mattia appunto vi ha spiegato in dettaglio come effettuare l'estrazione. Quindi esiste proprio un'istanza, una modalità apposita, uno strumento apposito per effettuare questa estrazione. Assolutamente sì, io confermo quello che ha appena detto Barbara. Chiaramente sul nostro canale YouTube trovate anche, oltre alla registrazione di tutto il webinar di oggi, trovate tutte le registrazioni dei webinar precedenti. Quindi, come vi abbiamo segnalato, se siete interessati ad approfondire il tema dell'estrazione tributaria, correte subito sul nostro canale YouTube e guardate tutta la registrazione dell'ultimo webinar che abbiamo fatto insieme a Mattia, perché lì è spiegato nel dettaglio esattamente come funziona l'estrazione sia per il commercio che per l'edilizia. Proseguiamo con l'altra domanda di Maria Luisa, che è sempre Maria Luisa ci segnala che vede il carrello nella sezione strumenti. Vale lo stesso, ha lo stesso valore del carrello che hai mostrato tu, Barbara? In realtà no, il carrello della sezione strumenti è una funzionalità trasversale che consente di effettuare una esportazione mirata delle unità produttive. È una delle funzioni del carrello questa. Quella che vi ho mostrato oggi deve essere invece presente all'interno delle istanze. Quindi il fatto che tu veda il carrello all'interno degli strumenti significa che tu effettivamente hai installato quello strumento. Se tu non lo vedi all'interno delle istanze, vuol dire che non è stato abilitato a livello di procedimento. In particolar modo significa che probabilmente non hai aggiornato i procedimenti, piuttosto che manca qualcosa alla tua installazione. Se io prendo un qualsiasi procedimento e lo sto prendo come amministratore, ti sono fatto un passaggio da amministratore, nei diversi strumenti, tra le varie estensioni e componenti aggiuntivi, devo ritrovarmi anche la possibilità di abilitare il mio carrello. Se questo non è, nella selezione dei componenti aggiuntivi, mi devo ritrovare anche il flag sincronizza unità produttive. Questo in tutti i procedimenti che fanno parte dello sportello unico, quasi tutti i procedimenti che fanno parte dello sportello unico di attività produttive che prevedono la gestione dell'unità produttiva. Quindi puoi farlo tu, quindi andare nel procedimento e selezionare tra gli strumenti componenti aggiuntivi, seleziona componenti e selezionare il commercio, sincronizza unità produttive, oppure puoi inserire un ticket in assistenza e ti possono aiutare in questo i colleghi dell'assistenza. Ecco, una cosa molto importante è sicuramente anche quello che diceva prima Barbara, quello che riguarda l'aggiornamento del vostro solo uno.
Quindi se ci sono anche delle funzionalità che non visualizzate, è perché, come ha anticipato prima Barbara, probabilmente la vostra versione di solo uno non è l'ultima versione che è attiva sostanzialmente, quindi dovrete richiedere un aggiornamento e, come ha detto prima Barbara, inserite tranquillamente un ticket che i nostri ragazzi all'interno dell'assistenza poi vi rispondono o comunque pianificano con voi un momento per aggiornare il vostro solo uno. Allora, vedo che al momento di domande non ce ne sono altre. Maria Luisa, speriamo di aver risposto anche nel tuo caso in maniera esaustiva alle tue domande. A questo punto andrei a chiudere, Barbara. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Tutto a Abbiamo. posto così? Perfetto. Allora, vi ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, soprattutto chi ha fatto le domande, che erano tutte quante interessantissime e ci hanno permesso assolutamente di approfondire ulteriori argomenti strettamente legati al tema di oggi. Chiaramente, rimanete sempre aggiornati sul nostro sito e iscrivetevi alla nostra newsletter, che, come vi ho spiegato prima, sono gli unici due canali attraverso i quali noi comunichiamo tutte le nostre novità sotto qualunque punto di vista. Niente, grazie mille di nuovo. Ci rivediamo a questo punto al prossimo webinar. Seguiteci sul nostro sito e sulla nostra newsletter, così scoprirete al più presto quando pianificheremo il nuovo webinar. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie a tutti.